Johan parcheggiò la bicicletta contro il parapetto ed entrò nella roulotte in braghe corte, perché fuori nevicava l'universo nonostante fosse giugno. Batteva i denti rigidito mentre i suoi due nuovi amici rimasero stupiti dalla visita a sorpresa. Gli offrirono un tè caldo domandandogli perché in quella discesa, durante la bufera, il ghiaccio e la paura, non si fosse ben coperto. L'olandese in bicicletta rispose col suo accento gutturale parole incomprensibili e, finito lo spavento, si riaffacciò alla strada mentre altri sventurati su due ruote scendevano prudenti quei tornanti in mezzo alla tormenta protetti dal Montclair. Lui restò ancora un poco a godersi il tepore improvvisato e, dopo un paio di bestemmie protestanti, tornò in sella al suo cavallo verso la valle che incombeva. Prima Johan era solo lassù in cima. Staccò tutti lungo il Gavia, pedalando su un viscido sterrato, mentre intorno era come se l'inverno in Val Camonica non fosse mai finito. Raggiunse quel passo a quota siderale, mentre i fiocchi sulla testa evaporavano al contatto della pelle incandescente. E arrivato fino a lì, continuò a far finta che il freddo non ci fosse. Tirò dritto, come se Bormio stesse nei dintorni, e non 40 chilometri più in basso. In quella roulotte ci finì con un principio di assideramento 3 minuti dopo, che a scendere dopo tutto quello sforzo, sudato e bagnatissimo a 5 gradi sotto zero, indossando solamente una maglia ciclamino, ci vuole del coraggio e una certa dose di impazienza. Arrivò da Stoccafisso a Bormio, l'olandese Van der Velde, quasi morto e con 47 minuti di ritardo. Ma di quel traguardo si ricordano certo più di lui che dell'altro tulipano che giunse prima in quella tappa disgraziata, o dell'americano che vinse poi il Giro d'Italia, la cui cima Coppi era un po' troppo congelata. Quel metro di neve sulle Lepontine Lettiche, affrontato con una bicicletta al posto della slitta, vale quanto l'alpinismo estremo senza bombole d'ossigeno tra le inviolate vette del Pamir.